felice alla vigilia di questa finale ispanica di un pochino. Siamo qui con il difensore di Mister di Sarno, è una partita questa che vi aspetta fondamentale per chi gioca l'intera stagione. Non c'è arrivati al meglio a livello numerico, perché ricordiamo che avete due squalificati importanti, Pecchione e Trocchia, altri infortunati, come il Domiciano, ha mancato l'attaccante di riferimento a Miranda, che molto al 99% mancherà anche domenica. Ecco, come ci aiutate da un punto di vista anche fisico e psicologico, sapendo di dover vincere per forza, ma di non avere poi la rosa completa che vi ha permesso di fare un gran giorno di ritorno? Ci arriviamo sicuramente stanchi. Stanchi fisicamente e mentalmente un po' meno, perché forse è quello che ci salva e ci aiuta, ci ha sempre aiutato lo spirito di gruppo e l'affetto che proviamo l'uno per l'altro. Quindi è questo elemento che ci ha fatto anche superare in una partita lunga, 120 minuti, il Domicella sabato. E sicuramente partiamo con diverse defezioni, perché con un Vecchione in meno e comunque il fallo del centrocampo, Trocchia invece ha portato diversi punti. Roberto in avanti è stato male e ci è mancato, si è visto anche sabato. Alcuni di noi sono affaticati, infatti oggi proviamo un po' tutti a fare allenamento, a cercare di stabilirci nella partita di domenica. Si parte con diverse defezioni, però ci siamo riusciti. E ricordo la mia prima intervista con te, eravamo sesti quando arrivai e adesso siamo in finale, quindi per me ritornare qui a parlare da finalista è una cosa, è un motivo d'orgoglio, e vorrei fare un applauso comunque a tutti i ragazzi che davvero ci abbiamo messo il cuore. Purtroppo partiamo un po' in svantaggio, diciamo. Ecco, il grande giorno di loro, un grande progetto, questo non ci sono tutti, ne abbiamo parlato ormai tutti, se ne parlano tutti, cioè i complimenti che sono stati fatti e presi meritati, però quando si arriva in finale poi il bello è vincerla, ecco, perché poi chiaramente quando si perde una finale i complimenti sono belli, ma sono anche duri da vincere. Allora la tua ricetta per vincere questa finale, al di là di tutto, al di là delle defezioni, al di là del doppio risultato a quello di Spagna, qual è la ricetta per andare lì e tornare? La ricetta che diciamo è la solita: giocare l'uno per l'altro, giocare con il cuore, giocare con la testa e superare, portare per, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo, perché partiamo davvero con diverse difficoltà. A livello tecnico tattico, da quando mi c'era, abbiamo visto non il miglior Rione Chiellini del giovedì di Torino, forse il peggiore delle ultime 12-13 partite, era perché avevate tutti i risultati in interna grado bloccati. Non so, qualche nella squadra durante la sosta di blocco non si è preparata al meglio, o una partita storta può capitare. Come l'hai vista? Prepararla prepariamo sempre allo stesso modo. Io penso che ha influito molto il fatto del doppio risultato, perché come abbiamo visto anche in Serie B, la spuntata nei playoff, sempre la squadra che partiva sfavorita, cioè quella che doveva attaccare per il popolo, questa è la settima contro l'ottavo, sì. Lì cambiava la storia in favore dell'Avellino. Noi per fortuna, avendo comunque il doppio risultato, ecco, siamo partiti un po' contratti, magari gli altri, il Domicello è partito abbastanza aggressivo, perché comunque il risultato di disposizione era uno solo. E adesso diciamo che andiamo noi a Solofra nella stessa condizione. Quindi, malgrado comunque, come già detto, le defezioni, partiamo così. E io dico che è stato comunque, siamo stati contratti un po' per la tensione, siamo un po' per l'emozione, molti non sono abituati a questi tipi di partite, però per fortuna quello che conta è che ce l'abbiamo fatta. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto al tuo amico Fornaro, di Lauro, mi chiedo scusa. Il futuro si rivelerà dopo la partita con gli Spagna, ho già pensato, ecco, che hai parlato con l'Inghilterra, con la società di stare qui indipendente dalla categoria. Io già, come ho detto al tuo collega Iormi Salvatore, a me farebbe tanto piacere restare, perché comunque avevo, tra virgolette, smesso, diciamo, avevo messo il calcio in secondo piano. Grazie a Tony De Sarno e Mister sono ripartito, ho trovato qui una che, cioè, non è una squadra, è una famiglia per me, quindi sono ben lieto di restare, di mettermi a disposizione prima per questi amici e poi per questo progetto, perché per me sono amici, è una famiglia, ed è stata per me una bellissima esperienza. Quindi c'è voglia di ripartire, di rendere la realtà del risultato di domenica? Io diciamo che spero in un risultato favorevole domenica, quindi prenderci qualcosa che penso di aver meritato insieme a tutti i miei compagni, però indipendentemente dalla categoria mi farebbe comunque piacere continuare.
Perché allora ci salutiamo con il prossimo acquisto di confermato di Fellino Nappi, speriamo di confermare in prima categoria, e l'augurio di una bella partita domenica, soprattutto di una bella vittoria, anche al 120esimo, sì. Non importa, anche soffrendo anche con un tipo al 120esimo, importante che si arrivi qui per festeggiare domenica. In qualsiasi modo, ci proviamo. Grazie mille e buon tempo. Okay.